quanti, siamo al fresco perché siamo allo stadio olimpico del ghiaccio di Pinerolo. Mi hanno attrezzato, io ho anche già i pattini e sono in compagnia di Laura. Ciao Laura. Ciao. Allora, lei ci presenterà questa bellissima realtà. Vediamo già tantissimi bimbi, ragazzi, adulti, un po' di tutto. Ho visto una freccia colorata passarmi alle spalle. Insomma, c'è tutte le età che fanno cose sul ghiaccio. Ma che cosa stanno facendo in realtà? Stanno imparando a pattinare, stanno per le prime volte mettendo i piedi sul ghiaccio. Abbiamo dai 3 anni in su, c'è chi già ha fatto qualche lezione e quindi va un pochettino più veloce, e chi invece è alle prime armi e ancora non scivola granché. Però giustamente prima di affacciarsi ad uno sport sul ghiaccio bisogna saper stare sul ghiaccio. Esatto. Prima si impara a pattinare e poi si può pensare di diventare un giocatore di hockey o una pattinatrice di artistico. Quindi dopo la preferenza, prima partiamo dalle basi, ma si può iniziare a qualsiasi età? Sì, normalmente 3 anni compiuti, ma se una bimba o un bimbo sono abbastanza forti, anche 2 anni e mezzo è capitato. E se invece uno è un po' più grande e dice mi affaccio a questo mondo, l'ho appena scoperto, cioè io potrei affacciarmi a questo mondo ad oggi? Assolutamente sì, non c'è nessun limite, non c'è limite di età, 60, 70, 80 anni, ci sono anche gare adulti per tutti. Wow, quindi insomma anche se uno è tendenzialmente un po' negato ci può provare. Assolutamente sì, e non è pericoloso come tutti dicono, non è uno sport pericoloso. Questa oggi sarà la prova della verità, la prova del 9, perché io ho portato una persona che tendenzialmente agli sport è abbastanza negata, eppure lo vedo viaggiare, lo vedo, so, scattante, quasi a suo agio, quasi a suo agio, guarda, è fin diventato bravo il gallo. Allora, ci sono tante specialità alle nostre spalle, perché adesso in quest'ora che cosa avviene? In quest'ora normalmente c'è l'avviamento al pattinaggio, quindi imparo a pattinare e vedo intorno a me le altre discipline, quindi abbiamo dei ragazzi che saltano e dei ragazzi che giocano hockey, di modo che si possa già scegliere o capire che cosa ci può essere dopo. E poi c'è la parte dell'allenamento di entrambi, giusto? E ognuno ha un allenatore dedicato. In quest'ora di avviamento ci sono allenatori di tutte le discipline, hockey, pattinaggio artistico e short track, e quindi gli allenatori stessi, rapportandosi con i ragazzi alle prime armi, selezionano, consigliano la disciplina che potrebbe essere migliore. Certo, sai che ti dico allora Laura? Che io ne approfitto di questa occasione e vado a conoscere un po' di ragazzi, un po' di adulti e un po' di allenatori di queste belle specialità. Grazie. Grazie a te. Ed eccoci qua, come promesso iniziamo da una delle tante specialità che vediamo alle nostre spalle sul ghiaccio. Siamo in compagnia di Nikita che ci presenta un pochino il mondo del pattinaggio artistico su ghiaccio, giusto? Giusto Nikita? Giusto, giusto, vi presento la nostra grande famiglia, la famiglia dello Sporting Club Pinerolo, in questo caso il settore pattinaggio artistico su ghiaccio. Quante ragazze sono alle nostre spalle che si stanno allenando e poi ci sono anche dei maschi che fanno questo sport? Ci sono anche dei maschi, sono un po' perle rare, ma ci sono. Noi abbiamo circa 40 atlete di livello agonistico. Ciao. Ti vuoi affacciare anche tu al pattinaggio artistico? Affacciare, cioè vorrei provare a stare, ecco, sul freno che ho un attimo. Che un po' di problemi, vero? Come si frena innanzitutto? Diamogli due dritte a questo ragazzo. Come si fa? Un po' lo spazzaneve come nello sci. Ah, quindi allargando i piedi. Allargando i piedi. Esatto, gallo. Ti avvicini e allargo i piedi. Allora, vado e ritorno con la frenata. Con la frenata. Senza braccio. Anche se, vabbè. Secondo me lo fa con la caduta, ma va bene lo stesso, l'importante è che si fermi. Dicevamo che abbiamo visto davvero tutte le età che si affacciano a questo sport, quindi se può il gallo, guarda. Bellissimo, ormai. Ti possiamo prendere nella nostra squadra agonistica. Ecco. Perfetto. Molto bene. Sì, ecco, il pattinaggio è proprio per tutti. Infatti noi abbiamo atleti molto piccoli, dai 3, 4, 5 anni, che naturalmente non fanno un livello agonistico, ma sono solo delle esibizioni. E poi abbiamo anche adulti fino ai 65 anni, che fanno attività agonistica, proprio con gare e campionati. E tu alleni un po' tutti, comprese le belle giovinotte alle nostre spalle, e so tra l'altro che qualcuna è anche sotto gara. Eh sì, sono in partenza per Cavalese, perché questo weekend avranno una gara
gara importante, una gara interclub che prevede un po' tutte le regioni d'Italia, quindi sono abbastanza sotto pressione. Ha detto che lo possono fare tutti, ma tu non ti montare la testa, hai appena imparato a frenare. Allora, frenare è la base. È la base, perché come in altre gente, ma ad esempio sui cavalli dicono sempre, ma sto cavallo va, ho detto no, vediamo prima se si ferma. Ecco, qui più che andare bisogna imparare, secondo me, prima a fermarsi. A fermarsi, no? Sì. Ecco, però una cosa che mi incuriosisce, una delle cose che mi incuriosisce più, è andare indietro. Ah, questo è un bel passo già difficile. Già. Sì, si mettono le punte vicine e piano piano ci si lascia scivolare. Perché vedi, sembra che non faccia niente, cioè non fa... Ah, Vai che ce la fa anche il gallo! Cioè, ma va da soli! Perché poi il pattinaggio è facile in fondo. Se ce la fa il gallo è veramente facile. No, ha detto bene. Premesso che lui non è particolarmente sportivo. Quindi, cioè, perché... Da solo? Sì. Perché vedevo prima le ragazze mentre parlava e andava indietro senza fare niente. Sì. Confermo, piano piano. Perché? Si scivola e si va indietro. Perché questo? Cioè, mi piacerebbe... Perché il pattinaggio è magia. In fondo. Beh, è magica, hai detto bene. È magica come cosa, perché senza fare niente, l'importante è fare niente, ma. Farlo bene. E quindi vedo il gallo particolarmente entusiasta. Io a tal proposito sarei curiosa di interrogare qualche ragazza. Guarda che bel quadretto colorato! La squadra. Ma bellissimi! E tra l'altro abbiamo trovato anche l'ometto. Come ti chiami? Mattia. Quanti anni sono, Mattia, che pattini? Ho visto che sei bravissimo. Più o meno 6. Caspita! E tu quanti anni hai? 10. Complimentoni, sei proprio bravo! Bravissimo! L'ho visto all'opera, era lì che si destreggiava, altro che te, gallo. Mio caro, ne hai qua da imparare! Ma allora, chi è che mi dice, non so... Ad esempio, o tu, però ti faccio venire te qua, perché se io mi sposto sono a rischio. Okay. Come ti chiami? Giulia. Piacere, Giulia. Ma tu invece quanti anni sono che pattini e come è nata questa passione? Allora, questo è il 9° anno. 9 anni? Sì. E quanti anni hai tu? 14. Wow. Allora, mio padre era appassionato dell'hockey e quindi mi ha messo sul ghiaccio. Faccio un dispetto e io faccio altro. Mi ha messo sul ghiaccio e ho provato a fare pattinaggio e mi piaceva e da lì non ho più spesso. Ma che meraviglia, poi si è creata insomma una cricca di amicizie, famiglia si può dire. Sì. Quindi vi trovate sia sul ghiaccio che fuori, poi voi? Sì. La vedo convinta, la vedo piuttosto convinta. Come si chiama, come Gaia. Ti chiami? Gaia. E sei amica di Giulia. Prima vedevo che insomma si destreggiavano e dicevano perché io adesso sono riuscita a fare il doppio salto, il triplo, e arrivavano tutte quante da Nikita orgogliose dei loro risultati. Voi siete gareggiate, cosa combinate? Gareggiamo. Anch'io. Tutte due? Sì. A livello agonistico, quindi quanto si allena un agonista? Io mi alleno 5 giorni a settimana / 6. Gallo, tu neanche? 5 o 6 giorni a settimana, quante ore? Per quanto? Allora, a volte 2 ore e mezza, a volte 1 ora e mezza. La domenica anche. A volte la domenica. C'è Laura che ti sta facendo vedere come si fa il giro. Prova a girare, Gallo. Vai, Gallo. Vai. No, se no, perché io poi se giro, mi giro la testa. Allora. Vai. Stiamo su di... Allora, ecco. Allora. Lo fanno a tutti, lo puoi fare anche tu. Sei quasi stato bravo, guarda. Niente a che vedere con loro. Mancare ancora, ho mai messo i piatti. Cioè, premetto che non ho mai messo i patti nei piedi, Però sei già in piedi. Io mi sono stupita che tu non sia ancora finito a terra. Già l'hanno chiamato atleta e qui. Allora, ragazze, ma avete un urlo di squadra, un qualcosa prima di una gara, motto, un in bocca al lupo, un motto? Un grido scaramantico. Un in bocca al lupo particolare che si dice sul ghiaccio. Cosa si dice quando prima di una gara sul ghiaccio? Prima di fare la gara ci incoraggiano a entrare in pista, non andare in ansia. Poi di solito ci fanno dare il 5. Ok. E quando entriamo, vabbè, gli urli. Tra compagne. Tipo noi gareggiamo contro. E quindi ci incoraggiamo a vicenda anche se siamo contro. Ah, che bello, che bella cosa. Si incoraggiano a vicenda anche quando sono contro, anche quando bello, sono avversari. Bello, ecco. E poi sbattere, cos'è che mi dicevano? Tirare calcio alla balaustra. Ah sì, ecco, oh, questo volevo! Un calcio alla balaustra prima di iniziare perché porta sì, bene. Sì. Oh, come ti chiami? Chloe. Piacere, Chloe, brava, vedi che l'ha tirato fuori. Ma sai che io avrei un
potrei quasi suggerirgli io ho paura un motto? Un motto, un grido di battaglia, ti chiamavo. Possiamo provare. Vedete qua in cerchio, io ho un po' paura di Doris Gallo. Non so quanto, dovete fare così, che ne so, con le mani. Hu, dai e sec! Possiamo provare? Vai, a gran voce! Dai e sec, pronte? Hu, dai e sec! Bellissimo. Ah, voilà. Ecco. Un applausone, grazie mille, tornate pure al vostro allenamento. Altrimenti vi facciamo raffreddare, quindi buon allenamento, a più tardi, grazie ragazzi. La retromarcia automatica. Ma dove vai tu? Dove vai? Vieni qua. Ed eccoci qua, siamo sempre sul ghiaccio, alle nostre spalle c'è già un'altra specialità e io sono in compagnia di un'altra persona, un altro professionista del settore, perché lui è Alberto ed è un ice maker. In che cosa consiste? Ti abbiamo visto all'opera. Beh, il mio lavoro consiste nel preparare il ghiaccio a inizio stagione e mantenerlo durante la stagione con la rasa ghiaccio che avete visto girare prima. E che cosa fa nel pratico questa rasa ghiaccio? La rasa ghiaccio con una lama asporta il ghiaccio usato che viene raccolto nel cassone che poi in definitiva il ghiaccio usato è neve, certo. E viene ripristinato con acqua calda. Ok, quindi questo sembra strano, ma il ghiaccio viene fatto con acqua calda. Tra un allenamento e l'altro praticamente viene riposizionato, sì, allo stato originale. Lo strato, cerchiamo di togliere quello usato e ripristinare col nuovo nella stessa quantità. Quindi non è una cosa che avviene solamente a termine della giornata, ma anche durante i vari allenamenti? Vari allenamenti, abbiamo 10-12 passaggi in macchina al giorno. Aspetta che lavoro, e c'è un professionista ad hoc che in questo caso è il nostro Alberto. Grazie mille, è stato gentilissimo. Grazie a voi. E anche oggi ne abbiamo portato a casa un pezzetto in più, questa volta sul ghiaccio. Grazie. Grazie. Sempre sul ghiaccio, questa volta in mezzo ai giocatori dell'hockey. Piacere Roberto, tu sei uno dei loro allenatori. Sì, uno dei tanti allenatori, sì. Quanti siete, mi dicevi prima, 3-4? Sul ghiaccio, specie coi più piccoli, siamo sempre minimo in 4, se non in 5. Adesso ce n'è 5 perché c'è anche l'istruttore di pattinaggio, che è un istruttore dell'artistico per l'utilizzo dei fili, dell'andatura, della spinta. Allora certo, Utilizziamo lui, se no solitamente siamo in 4, sì. Ma Roberto, adesso hai parlato di piccoli, ma perché a che età si può iniziare a giocare a hockey? A giocare o perlomeno a imparare o approcciarsi a questo sport? Allora, l'età minima è 3 anni, quando uno però ha 3 pulcini. Anni, sì, può già incominciare a 3 anni, alcuni di loro ne hanno 4 o 5, quelli in questa stazione qua, quelli piccolini hanno 4 o 5 anni. Beh, sono già dei campioni, io fatico a stare in piedi, questi girano. Questi ne hanno 7, questi bimbi qua, 7 o 8 anni. In gamba, eh. Sì, loro sì. Ma una curiosità, è uno sport adatto a tutti o no? Sì, non c'è né limite di età, né nessun tipo di problema nel far giocare dai maschi alle femmine. Quindi qui ti faccio una confessione. Era il mio grande desiderio da piccola giocare a hockey, ma nella realtà in cui vivevo non c'era nessuno che se ne occupava e quindi il mio sogno è scemato. Però mi dicono che anche le ragazze possono giocare a hockey. Sì, assolutamente sì. Le possono giocare nei campionati misti, se la sentono, e a discrezione degli allenatori, fino anche all'under 19, quindi quando sono più grandi. Diciamo che la maggior parte si ferma forse nell'under 15 o 17. Noi qua siamo l'unica società in tutto il Piemonte ad avere la squadra femminile, quindi abbiamo la Serie A. E la squadra femminile? Abbiamo la Serie A femminile, dove giocano le ragazze dai 13 anni, quindi da quest'anno le bimbe nate nel 2009, fino a quelle che hanno 28-30 anni. Non c'è limite di età nella Serie A. Abbiamo visto prima che insomma si inizia a stare sul ghiaccio e poi si sceglie lo sport più adatto. Quindi una volta che uno sa orientarsi sul ghiaccio, può cominciare a giocare hockey anche più in là con l'età? Sì, assolutamente. Qua ci sono bimbe che sono arrivate dall'artistico, bimbi che sono arrivati dallo short track, così come da qui dei bimbi sono andati a fare short track o altre discipline. Sì, non c'è,
nessun problema. Tu sei un allenatore da quanti anni? Io lo faccio da 9 anni, ho fatto 5 anni a Torino e questa è la 4ª stagione che faccio qua a Pinerolo. E tu sei anche un giocatore, deduco, o precedentemente eri giocatore? Sì, assolutamente sì. Oltre sì, che appassionato giocatore. Sì. Allora io ho un esperimento, ho una sfida, ma di quelle dure. Cioè, ho portato una persona che, insomma, così, come si suol dire, non è proprio dei più adatti allo sport e neanche dei più affezionati, però ci prova. Quindi se riusciamo a far fare qualcosa a lui, di lì in avanti tutto è possibile. Okay. È il momento di far entrare il personaggio. Va bene, ciao. Perfetto, ciao, piacere. Mi sono già riscaldato, cioè riscaldato. Sì. Hai già fatto 2 tiri. Il riscaldamento è una parola grossa qui dentro. Quanti okay. gradi ci sono anche qua? Ma credo meno 4, penso. Meno 4? Eh sì, se no si scioglie il ghiaccio. Non sei andato a nuotare, scusa. Meno 4. Sei vestito, mica sei in costume da bagno. Perché i ragazzi non hanno freddo? Perché si muovono, sono scattanti, sono lì che giocano. Tu cosa stai facendo? Il freddo alla fine conserva, no? Sì, assolutamente lui sì. Lui ha 75 anni. No, 76, li ho fatti a ottobre. Però vedete sì. che si è conservato bene. Sì. No. Cosa devo fare? Volevo vederti all'azione. Facciamo una stazione insieme a Eleonora, capitano della squadra femminile, che è qui che sta girando in una stazione. Lei ti fa vedere, ti accompagna. Nella squadra femminile? Sì, nella squadra femminile. C'è una squadra femminile. Avete assolutamente già sì. Attento, so. Avete già parlato? Sì. Dopo sì. Mi sarà la più forte perché sono molto giovani, ma di sicuro ha le ragazze più belle di tutto il campionato. Bravo. Questo lo dico da allenatore. Grande. Allora, andiamo a fare una stazione. Okay. Vai all'azione, non la stazione del tram, devi muoverti, non devi aspettare. Riccia, non muovere che... Piega le ginocchia, Gallo, piegale queste ginocchia, giù. L'abbiamo trovata, oggi sei in fase allenamento dei ragazzini, ma in realtà tu sei... Anche di un anche bravo di un e in gambissima giocatore, futura promessa. Ma tu in realtà sei una giocatrice. Sì, gioco nella Serie A femminile di Pinerolo e nella nazionale italiana Under 18 femminile. Ah, che bello, adesso allora mi tolgo una curiosità. Ma come è iniziata la passione? Qual è la prima volta che sei stata sul ghiaccio e come è nato l'amore per l'hockey? Ma io in realtà facevo pattinaggio artistico prima, da quando ho 3 anni sono sul ghiaccio e un po' a caso ho iniziato a giocare a hockey anche per mio papà che giocava già e mi sono appassionata e adesso sono qui da qualche anno già. Insomma, una cricca che è diventata una famiglia anche in questo caso, vi vedo tutti molto affiatati sul ghiaccio. Sì, sì, siamo una bella famiglia, dai più piccoli ai più grandi, dai maschi alle femmine, perché anche se non si pensa è anche uno sport femminile. Io l'ho già confessato all'allenatore prima, ma era il mio sogno giocare a hockey, però non era così in voga nelle mie zone, invece qui a Pinerolo è possibile. Allora guarda, visto che vuoi giocare a hockey, ti fai due giretti prima li fatti, proviamo a fare una sfida. Certo. Ma senti, cosa vuoi fare? Faccio la sfida chi cade per primo io e te. Mi contro te. Prendiamo un portiere. Il primo che cade per terra. Senti, ma io mi sono sempre fatto un'idea dell'hockey come uno sport abbastanza, potrei dire quasi cruento, nel senso un po' violento. Perché quando ero ragazzino io, mi ricordo di un film americano che raccontava appunto di questi giocatori di hockey che si piantano via delle patele, ma anche proprio, cioè, è proprio così anche nella realtà? No, ci sono dei regolamenti molto precisi e soprattutto nelle categorie dei più piccoli non c'è il contatto fisico e anche nella femminile non c'è il contatto fisico. Perfetto. E anche dove c'è è dosato e non è... con cattiveria sempre. Perfetto, bene che si sappia, almeno non vi spaventate se magari vostro figlio vuole iniziare a giocare a hockey, non gli dite no guardate che poi ti fai male perché vi picchiate eccetera. Anzi, violenza no. Anzi. Prima vedevo i piccolini che si buttavano volontariamente per terra perché sono belli protetti comunque. Sì, non ci si fa niente, abbiamo tante protezioni dai più piccoli ai più grandi e quindi
è tutto sicuro. Sono belli imbottiti, infatti giocavano chi finiva per primo per terra, 3-4 anni che avevano. La tua prima caduta te la ricordi? No, l'ho trovata un po' fa. Ne sono passate sì. Nel frattempo, ne abbiamo accumulate. Grazie mille, tanti complimenti. Grazie. E ovviamente in bocca al lupo. Grazie. Vai a cercare una stecca, giusto? Sì. Una stecca, i guanti, un casco. Mi attrezzo. Attrezzati. Va bene. E poi ti faccio vedere io. Va bene. Ok. Rieccoci qua, ti ho ritrovato. Ma ero curiosa di un paio di cose. Vedo questi cuccioli sfrecciare a destra e a sinistra. Ma l'allenamento come funziona? O meglio, ogni quanto si allenano, con allora, chi? Queste categorie qua, che sono l'under 7, quindi i bambini sotto i 7 anni, under 9 e alcuni under 11, fanno qualcosa come 3 allenamenti la settimana, pari quasi a 5 ore la settimana di allenamento, perché alcuni giorni si allenano un'ora e mezza. Ma è in Italia è conosciuto come sport? È uno sport, lo chiamano di nicchia, perché non è conosciutissimo, non è il calcio, non è il basket, non è il volley. E a livello mondiale però... a me piace proprio per quello, probabilmente. In che posizione siamo? No, nel ranking mondiale non siamo in una posizione molto alta. Quest'anno abbiamo giocato comunque in top division, quindi insieme alle nazioni più forti. Quindi non siamo male, scusa. No, assolutamente, però insomma Canada, Stati Uniti, Svezia, Repubblica Ceca, il capo allenatore qua. Ma hanno anche Repubblica altri Ceca. Numeri, penso. Sì, hanno altri numeri e lì è sport nazionale, hanno anche altri costi di gestione e tutto, sì. E quindi ce la caviamo, ma poi davvero vedere questi cuccioli sono delle frecce. Sì, vengono allenati un po' per età, un po' per qualità che hanno guadagnato nel tempo, vengono suddivisi in stazioni, è una scuola che noi utilizziamo, è quella della USA Hockey School, dove appunto privilegiamo il pattinaggio, la tecnica individuale, l'alta velocità. L'hockey di una volta veniva giocato con dei forti contrasti, con botte, anche fin da piccoli. Noi privilegiamo comunque la pulizia del gioco, l'alta velocità e la tecnica individuale, perché poi possano crescere di un certo livello. Da qui hanno già fatto comunque sia in under 15 che in under 16 che in under 17 diversi ragazzi nelle varie nazionali. È una squadra, una società molto forte, investe tanto comunque nell'hockey, anche il presidente, sì, è una gran persona. Ma il portiere come salta fuori? Lo si elegge, si sceglie lui? Allora, il portiere è uno dei ruoli più difficili per i bimbi, nel senso che se hanno la squadra forte non prendono un tiro, se la squadra non è forte prendono 100 gol a partita. E quindi per un portiere è molto difficile gestire la sconfitta o gestire la noia. Noi non diciamo tu fai il portiere, non è come a calcio, tu sei un pochettino più scarso, giochi in porta. No, il portiere è il giocatore più bravo della squadra, è quello che fa il 70-80% della squadra. Lo fa il portiere. Nella squadra? C'è anche un capitano e due assistenti che sono dei vice capitani. Okay. Il portiere, noi quando abbiamo la categoria dei piccoli che non ce l'ha, ogni partita ne vestiamo uno. Perfetto. Finché magari uno di questi non dice a me piace, fare il portiere, sì, l'attrezzatura gli viene data comunque dalla società, specie ai più piccoli, e anche i portieri vengono vestiti perché è un costo non indifferente. Quando poi sono più grandi, tra un Natale e un compleanno. Certo. Vuole provare, si affaccia a questo mondo, arriva, vi bussa la porta e dice ma io vorrei provare, quindi c'è prima l'avvicinamento al pattinaggio. Se non è in grado, se è già in grado di pattinare, a qualsiasi età si veste, e altrimenti ci sono dei corsi che fanno sempre qua, al sabato mi sembra e al martedì, e per l'avviamento, quindi dai 3-4 anni fino ai 7, 8, 9, 10, 12, certo. 13, perché la cosa essenziale. Fanno una decina di lezioni, 20 lezioni, quando i genitori pensano che il bimbo sia pronto e gli allenatori pensano che il bimbo sia pronto, viene vestito e viene messo insieme agli altri ragazzi, sì. Ho ancora una domanda per te, ma la tua passione per l'hockey invece come nasce?
L'hockey è hockey, non si può spiegare. Come sei finito sul ghiaccio la prima volta? Io ho iniziato da giovane, poi a 14 anni e mezzo ho iniziato a lavorare e ho smesso. Quindi sono andato poi a prendere dei pattini per le mie figlie che a 3 anni incominciavano e ho trovato degli amici che mi hanno detto torna e via. Così ho fatto. Che bello. Sì, assolutamente. Bellissimo. E quindi sei tornato sul ghiaccio? Sul ghiaccio ad aiutare, mi sono specializzato, ho preso i livelli giusti per allenare anche squadre più alte di età. Quest'anno insieme a 2 o 3 nel nord-ovest abbiamo preso il livello come allenatori portieri. Quindi la passione è anche un po' mestiere, bellissimo. No, lavoro, sì, qua ci impiega qualcosa come 4-5 ore al giorno e il sabato partiamo al mattino, torniamo la sera, idem la domenica. Grazie mille, grazie. Vorrei una domanda anch'io, sì. Ma il pubblico, i genitori, i tifosi? Il pubblico sono i genitori, sono gli amici, sono i piccoli che vengono a tifare la squadra più grande. Sono tranquilli o scalmanati? Allora, qui abbiamo una politica, che il genitore che fa il cretino, fermiamo la partita e viene allontanato dal palazzetto la prima volta. La seconda volta lo accompagna anche il figlio. Certo. E quindi, no... Insegniamo. Già mi piace! Insegniamo che le già cose. Mi piace! Anche a me, è uno sport che piace. Gestite in maniera corretta a iniziare dai ragazzi, certo. Poi è uno sport di alto contatto, quindi ci sta e bisogna accettare anche il gioco più duro, però è un gioco. È come così come inizia, così deve finire. Sugli spalti i genitori devono solo ed esclusivamente fare il tifo per i propri figli. E non fare non tifo contro gli altri. No. Ah, bello. No, anche perché la maggior parte dei raggruppamenti, specie dei piccoli, la squadra che gioca in casa qua, come a Torino, come da altre parti, porta qualcosa da mangiare, da bere. Che bello! E alla fine sia tutti i genitori insieme. Che i bambini delle altre squadre si trovano per mangiare qualcosa. Proprio insieme. Come in altre sport. Un'occasione, esatto, un'occasione conviviale che appunto non c'è in tutti gli sport, meno male che qualche sport c'è. Ci proviamo. Grazie mille, è stato sport, un piacere. È un gioco, però comunque la sfida c'è. Giusto? Sì, e noi tendiamo, prima di essere allenatori siamo educatori e questo è importante dirlo, perché uno sport è sport se si è educati alla disciplina sportiva. Okay. Vedo con 2 stecche, ho penso di aver intuito, ha giudicato, Riccia. E sfida sia, vai. Grazie mille, è stato gentilissimo. Grazie caro, buon lavoro. E allora, cosa dire? Adesso daremo dimostrazione di tutta questa sportività. Sì, ma tu sono 2 ore che ti alleni, che sei lì che giostri con i ragazzini. Comunque, io non so neanche come si tiene. Anche che ne dici, Riccia? Caro Gallo, è stato un piacere. Anche oggi ne abbiamo imparato un pezzo in più. E adesso, Riccia, Gaute da Suta. Voglio un disco! Ma Gallo, non aspetta che mi vesto, ma insomma...